Mister, dopo Intella Vispesaro avevi detto che non era stata la vostra migliore prestazione, che era mancato qualcosa, magari anche da un punto di vista fisico e di energie. Ti chiedo che gruppo hai ritrovato in questa settimana e che atteggiamento hai visto da parte della squadra. Buongiorno a tutti. Abbiamo lavorato bene, abbiamo analizzato le cose che non abbiamo fatto bene. Sicuramente non è stata una giornata come le altre sotto l'aspetto fisico e anche sotto l'aspetto proprio delle iniziative. Però la squadra ha reagito bene, ci siamo allenati bene e siamo pronti per quest'altra partita insidiosa dove sappiamo che tipo di partita dovremo affrontare e come la dovremo giocare. Parliamo del Pontedera che da due partite ha cambiato guida tecnica, ha perso con la Torres ma ha giocato una grande partita e obiettivamente ha giocato anche tanti minuti in inferiorità numerica e ha vinto a Gubbio nell'ultimo turno di campionato, una squadra che quindi da questo punto di vista avrà sicuramente delle motivazioni importanti e sta bene mentalmente. Che gara ti aspetti? Mi aspetto una gara spigolosa, difficile. A Pontedera sono sempre partite di questo tipo, quindi arrivano da, come hai detto te, la partita contro la Torres giocata molto bene, però per tanto tempo in inferiorità numerica. E poi col Gubbio hanno fatto bene, hanno vinto. Sicuramente l'aspetto dell'entusiasmo sarà alle stelle. Però noi dobbiamo dare continuità di prestazione e di risultato, facendo sicuramente meglio rispetto a quello con la Vispesaro, però non dobbiamo chiaramente dimenticare che abbiamo affrontato una squadra che è venuta qui e si è fatta rispettare e ha giocato una buonissima partita, quindi bisogna anche dare dei meriti agli avversari. Non sei un tecnico che fa calcoli, sarà la prima di tre partite in una settimana. Cambia qualcosa nella gestione dell'11 oppure, come ci hai insegnato anche nella gestione dei turni infrasettimanali precedenti, penserai a una partita alla volta? Ma la mia idea è sempre quella, non è che cambia la partita più vicina e la più importante. Abbiamo avuto qualche problemino sia per l'influenza sia per acciacchi vari e quindi adesso devo fare delle valutazioni e capire nell'arco, pensando alle tre partite, che cosa sarà meglio e qual è meglio, qual è la strategia migliore per gestire i ragazzi. Qualcosa sicuramente dovrò cambiare, però, ripeto, la partita più importante è quella di domenica.